Eccoci qua. Allora, oggi ci dedichiamo, l'abbiamo rimandato da un pezzo perché abbiamo fatto tutta quella parentesi sugli algoritmi di ordinamento, oggi finalmente ci dedichiamo a algoritmi ricorsivi un pochino più interessanti, un pochino più creativi. Non oso dire divertenti perché questo è soggettivo. Ma che in qualche modo siano in grado di risolvere dei problemi per noi. Finora ciò che abbiamo fatto fare ai nostri programmini in Java essenzialmente l'avremmo anche saputo fare a mano, se non fosse magari per i dizionari di grandi dimensioni che avrebbe richiesto un certo tempo. Adesso cominciamo a vedere come usiamo le conoscenze che abbiamo acquisito, soprattutto sulla ricorsione, per risolvere problemi che manualmente forse non saremmo in grado di risolvere. Quindi ci avviciniamo per gradi, per ora con un approccio molto semplice, basato sulla ricorsione pura, al tema del problem solving, quindi come affrontare un algoritmo che sia in grado di risolvere un problema dato. In questo caso i problemi che cominciamo ad affrontare sono molto addomesticati, nel senso che si prestano quasi, poi vedremo questo quasi, a essere risolti mediante ricorsione pura. Quando ci accorgeremo che ci sono dei problemi che non sono, diciamo così, affrontabili mediante la sola ricorsione, dovremo darci da fare per scoprire delle tecniche aggiuntive. Nel scegliere qualche esempio, abbiamo provato a scegliere qualcosa che fosse anche un po' visuale, no? Facile da visualizzare, non troppo astratto, non troppo, diciamo così, teorico. Vi avevo già accennato, no? Ai due problemi classici di scacchiera. Il primo che affrontiamo, tra l'altro è anche più complicato dei due, è quello del tour del cavaliere, come si traduce in italiano, in cui si considera una scacchiera fatta di una serie di caselle, quadrata. Normalmente il problema viene spesso con scacchiere quadrate di lato n. Noi sappiamo che la scacchiera standard del gioco degli scacchi ha un lato n uguale 8, ma nulla ci vieta di parametrizzare il problema e dire facciamo un algoritmo in grado di risolvere il problema per scacchiere di lato n, con n qualsiasi. E su questa scacchiera posizioniamo un pezzo degli scacchi, e in particolare il pezzo del cavallo, un cavallo. Il cavallo, per definizione, si può muovere dalla posizione in cui si trova, qualunque essa sia, su al massimo 8 caselle diverse. 8 caselle che si ottengono combinando, a seconda di come lo volete vedere, due passi in una direzione e un passo in una direzione ortogonale, oppure alcuni lo definiscono dicendo un passo dritto e un passo in diagonale, la stessa cosa. Quello che otteniamo è posso andare avanti di 2 a destra di 1, avanti di 2 a sinistra di 1, a sinistra di 2 in alto di 1, eccetera, eccetera. Un primo passo di due caselle seguito da un passo di una casella. La mossa L, cosiddetta del cavallo. Adesso poi nel gioco degli scacchi, se ci fossero altri pezzi su questa scacchiera, diremmo anche che il cavallo salta da un punto all'altro e quindi è in grado di andare da qui a qui, anche se nelle caselle intermedie ci fossero altri pezzi. Nel nostro problema non ci interessa perché l'unico pezzo sulla scacchiera sarà il nostro cavallo e non c'è altro, quindi non ci interessa questo aspetto del salto. Cosa dobbiamo far fare a questo cavallo? Dobbiamo farlo partire da un punto e fare in modo che con una serie di mosse valide, mosse legali, lui tocchi tutte le caselle della scacchiera una sola volta, quindi le tocchi tutte e non passi mai due volte dalla stessa, ammesso che sia possibile. Qual è il punto di partenza? Beh, lo decidiamo noi, nel senso che magari da alcune celle si può partire, da altre no, e dovremo scoprirlo, quindi non è vincolato. Questa è la versione più semplice del problema, nella quale si richiede che che esista un percorso che parte da un punto qualsiasi e tocchi tutte le caselle.
La versione leggermente più complicata del problema richiede che quel percorso sia un percorso chiuso, cioè che di fatto dopo l'ultima casella il cavallo sia in posizione di poter tornare alla prima casella e volendo quindi ripercorrere lo stesso percorso all'infinito. Okay? In questo caso non aggiungiamo questo vincolo, sarebbe semplice da aggiungere, basta ancora andare avanti di un passo nella ricorsione. Ecco, l'ultima cosa che ho dimenticato di dire un secondo fa è quando ho detto il cavallo si può muovere al massimo in 8 celle diverse. Cosa vuol dire questo al massimo? Beh, dipende qual è la posizione del cavallo. Se si trovasse vicino ai bordi della scacchiera, alcune mosse ovviamente sarebbero a lui vietate, perché lo farebbero uscire dalla scacchiera. Quindi, di fatto, se il cavallo fosse nell'angolino in alto a destra, lui può raggiungere solamente 2 posizioni, che sarebbero, guarda caso, queste due indicate qua. Potrebbe fare da qui, può passare 2 in qua, 2 più 1 e poi basta. Quindi il numero di mosse effettivamente accessibili al nostro cavallo, data una qualunque posizione sulla scacchiera, varia da un minimo di 2, cioè la posizione più vincolata è quella degli angoli, a un massimo di 8. Come possiamo fare? Beh, proviamo a immaginarci un approccio ricorsivo, no? Al problema. Parentesi, l'avevo già accennato la settimana scorsa questo problema, qualcuno ci ha provato a mano? No, qualcuno ci è riuscito? Tra quelli che ci hanno provato? No. È fatto bello sto weekend, lo immagino. Allora, diamo un approccio ricorsivo. L'approccio ricorsivo dice: io faccio un passo e poi ricorsivamente chiedo a me stesso, alla versione annidata ricorsivamente di me stesso, di risolvere il problema ridotto che richiede di fare un percorso più breve, perché un passo l'ho già fatto. Vediamo dei numeri, così è più chiaro. Abbiamo, supponiamo, n uguale a 4, no? Solo perché è facile da disegnare. N uguale a 4 significa che il percorso completo del cavallo sarà di 16 passi. Devo avere 16 mosse, di cui la prima è la scelta del punto di partenza. Le successive 15 sono effettivamente salti del cavallo. La prima mossa è poso il cavallo e poi gli faccio 15 mosse per coprire le restanti 15 caselle oltre a quella di partenza. Allora, il mio problema è trovare un percorso di 15 passi. Perché il primo è la scelta della casella, lo posso fare a parte. E quindi trovare un percorso di 15 passi significa fare un passo più trovare un percorso di 14 passi. Lo esprimo così ricorsivamente. 15 passi uguale, trovare un percorso di n quadro meno 1 passi significa fare un passo e trovare un percorso di n quadro meno 2 passi. Cosa significa fare un passo? Significa analizzare la cella in cui mi trovo, determinare quali sono le altre celle su cui mi posso posare, e se ne ho 2 o 3 o 8 dovrò provarle tutte. Io non so a priori se parto da questa casella che ho indicato con 1 se la combinazione vincente prevede che il secondo passo sia qui oppure qui. Non lo posso sapere. In realtà non è vero, in questa scacchiera qua vigono regole di simmetria, per cui muovere qui o muovere qui in realtà portano percorsi simmetrici uno rispetto all'altro, ma lasciamo perdere questi, che sono ottimizzazioni di cui poi ragioneremo, ma non oggi, ma quando affronteremo problemi più complessi. Però a priori non lo so, può darsi che se io come prima mossa facessi questa e andassi qua, il problema si potesse risolvere, mentre invece se sbagliassi la prima mossa mi troverei a un certo punto in un vicolo cieco. Cioè a un certo punto questo povero cavallino non può più muovere, perché le uniche caselle su cui potrebbe andare secondo la sua regola di mossa sono già state visitate in passato.
Allora, la mia regola ricorsiva che dice faccio un passo, poi faccio gli altri, faccio il primo passo e poi faccio gli altri 14, in realtà dovrebbe essere non faccio un passo, ma provo a fare un passo, anzi provo a fare uno dopo l'altro tutti i possibili passi che mi sono permessi a questo livello. E poi, ricorsivamente, quindi provo a fare, supponiamo, siamo qui, provo a fare questo passo, mettermi qui, e provo a continuare, ricorsivamente, a continuare il percorso partendo da questo punto. La procedura ricorsiva che dice provo a fare il percorso partendo da questo punto, con i successivi 14 passi, mi dirà ci sono riuscito, non ci sono riuscito. Se ci sono riuscito, bene. Se non ci sono riuscito, allora dovrò dire, allora provo qui. Togli sto cavallo da qua, lascia perdere, abbiamo fatto una prova, ma cambiamo idea, e mettiamolo qui. E ricorsivamente dirò, dopo che l'ho messo qua, proviamo a fare i prossimi 14, magari adesso ci riusciamo. Quindi ad ogni livello di ricorsione, io devo analizzare quali sono le mosse possibili. Finora, negli algoritmi ricorsivi che abbiamo visto finora, era già predefinito. Dovevo tagliare a metà il vettore. Quindi i due sottoproblemi erano già definiti. Qua i sottoproblemi che creo ad ogni livello di ricorsione me li costruisco io valutando tutte le mosse possibili a questo livello, e quindi ogni volta che faccio una mossa sto definendo un sottoproblema diverso da passare alla funzione ricorsiva sottostante. Allora proviamo a magari vedere insieme sui disegni alcuni passi di questo approccio. Usiamo una rappresentazione di questo genere. Qua c'è la scacchiera, e per diciamo, annotarci quali mosse facciamo, qui scrivo il numero di mossa che voglio fare, il livello o il numero della prossima mossa che voglio provare, e le coordinate della casella in cui si trova attualmente il cavallo. Quindi se pongo il cavallo in questa cella 0, 0, no, riga 0, colonna 0, mettiamo la matrice, no? Vorrà dire che dovrò chiedere alla mia procedura ricorsiva, senti, piazzami il cavallo, trovami un percorso che inizia con il cavallo in 0, 0 e inizia dalla seconda mossa, perché la prima l'ho già fatta, è quella di posare il cavallo. Ma cosa farà la procedura ricorsiva? Beh, la seconda mossa prova a metterlo qui. Ci sono due possibili mosse, qui oppure là, come dicevamo prima. In questo esempio l'algoritmo ricorsivo, chissà perché, ha deciso di provare prima questa. Allora dice, ho fatto questo tentativo di mossa in coordinate 2, 1, riga 2, colonna 1, terza riga, seconda colonna, e adesso mi rimane da trovare il percorso che inizia con la terza mossa. La terza mossa dove potrà essere? Beh, qui no, perché è già occupata, ci sono già passato. Qui sì, è una possibilità, un'altra possibilità è qua, la terza possibilità è qua sotto. Quindi se come prima mossa avevo due opzioni, come seconda mossa ne avrò tre. Pardon, questa è già la seconda mossa. La terza mossa avrò tre opzioni in questo caso. E le devo provare tutte e tre. Ricorsivamente ne provo una, poi vediamo. Quindi qua, queste caselline qua mi fanno vedere l'elenco delle chiamate ricorsive in sospeso, no? In attesa di ritornare. Sono nella posizione 2, 1, qua. Quali sono le mosse possibili? Abbiamo detto una, due e tre. Cominciamo con questa. Sono in una posizione 3-3, l'angolo in basso a destra. Ricorsivamente proviamo a fare la quarta mossa. La quarta mossa, dunque, qui non posso, qui sì. Quindi obbligatoriamente dovrà essere qua. E infatti è andata qua. A questo punto, la quinta mossa. Allora, vediamo un po'. Sempre ricorsivamente, questi sono sempre in attesa. Questo signore qua ha chiesto, questo lassù in alto, ha chiesto, è possibile fare una prima mossa partendo da 0,0? E non sa ancora se la risposta sia sì o no. Perché ciascuno dice, senti, non lo so, però io provo a fare un passettino e poi chiedo se è possibile continuare. Vediamo se è possibile fare anche la quinta mossa. Per vincere dobbiamo arrivare a 16, siamo a 5.
Allora, sono qui, quali sono le caselle raggiungibili? Una sola qua sotto, direi. No, scusate, due. Una qui e una qua. Questa no, perché è già occupata, questa no, perché è già occupata. E quindi, beh, cominciamo con la prima, sarà questa. E a questo punto, nella 5, dove posso andare? Posso andare qua, oppure qua sotto. Me l'ha messa sotto. Dalla 6 posso andare qui, e basta, no, e qua. Ho due possibilità. Ne ha provata una. Dalla 7 ho una possibilità sola, che è questa, lassù in alto, perché l'altra mossa possibile sarebbe qui, occupata, l'altra mossa possibile sarebbe qua, occupato. Quindi per forza lo mette qui. Dalla casella 8 non può che andare qui per forza, perché le altre sono occupate, infatti, facile indovinare quando ce n'è una sola possibilità. Il 9 ha addirittura tre possibilità, non è che c'è una regola, a volte c'è una possibilità sola, a volte ce n'è tre. Il 9 ha tre possibilità, che sono in alto a destra, seconda riga prima colonna e quarta riga prima colonna. Qui ho semplicemente ridisegnato la figura, me lo mette qua come tentativo. Adesso provo l'undicesima mossa, che è obbligata qui, la dodicesima è obbligata qui, e qui mi fermo, giusto? Che da questa casella non è più possibile proseguire il percorso. È sempre così, ci accorgiamo che abbiamo sbagliato qualcosa quando l'arrivo ci sembra così vicino. No, sarebbe stato ben originale che noi al primo colpo avessimo subito trovato la soluzione. Allora, cosa vuol dire? Che la mia procedura ricorsiva a un certo punto arriva lì, facciamo la chiamata ricorsiva dicendo qual è la tredicesima mossa partendo dalla casella 3.0, vado a vedere le mosse possibili e non trovo nessuna. Per cui l'unica cosa che posso dire è che non esiste nessuna tredicesima mossa e quindi il percorso non si trova. Su questa scacchiera, proseguendo il cammino già fatto, non è possibile arrivare alla fine. Perché? È perché ho sbagliato qualcosa. Qui ho fatto 13 scelte, 13 passi, e tranne in un paio di casi c'erano delle scelte da fare, vado di qui o vado di là. Solo in un paio di casi la scelta era obbligata, e una qualunque di quelle scelte, almeno una, è sbagliata. Quale? Non lo so. Ma di sicuro da qua non proseguo. Allora cosa succede? Rimbalzo. Questa procedura ricorsiva dirà non si può fare, e torna alla procedura chiamante dicendo non si può fare. Allora, guardate la figura, torno indietro. Avevo il cavallo messo qua in 12, e lo tolgo, e il 12 provo a rimetterlo da un'altra parte. Avevo provato a mettere la dodicesima mossa in quella casella, ricorsivamente mi ha detto da qua non si va avanti, torno indietro, provo in un'altra alternativa. No, dalla casella 11 avevamo detto che avevamo tre alternative, una, due, no, solamente due, una e due. Quindi provo a mettere il 12 qua. E allora dirò, vabbè, esiste la tredicesima mossa partendo dalla 2-3? E in questo caso esiste sì, perché si può mettere qua. E addirittura riesco ancora ad andare avanti di una. Anzi, di due. E poi però ho un cavallo con le gambe lunghe, o se no mi fermo. Perché da qua alla sotto non ci arrivo. Quindi, mettere la tredicesima mossa nella casella, la dodicesima mossa, perdone, nella casella 2-3 è stato più furbo che mettere una casella 3-0, ma non sufficiente per farci vincere. Allora questa volta sarà la procedura che cerca di mettere l'ultima mossa, siamo arrivati quasi lì, sentivamo il profumo della torta per festeggiare, invece dobbiamo tornare indietro. E tornare indietro al livello precedente. Ma a livello precedente avevamo già
torniamo indietro a quando eravamo qua, sono tornato indietro di due o tre passi. Quando ero nella 15, abbiamo detto la 15 la metto qua, non avevo altre scelte, ok? La 15esima ero obbligato a metterla qua. Quando la 15esima chiede alla 16esima e la 16esima gli dice nulla da fare, allora torna la palla alla 15esima e la 15esima dice, e allora era l'unica opzione che avevo, non ne posso provare altre perché non ci sono, e quindi anch'io dico nulla da fare. Quindi queste caselle che diventano rosse indicano che quella chiamata ricorsiva ritorna con nulla di fatto, dice non c'è. E allora ritorna alla mossa 14. La mossa 14 era qui, ci sono altri posti in cui il 14 possa essere messo dopo che l'ho tolto da qua? No. E quindi devo togliere ancora il 13. E provo a mettere il 13 in una posizione diversa rispetto a questo. 12, il 13 era qua sotto, 12 lo provo lassù. E a questo punto ho cambiato di nuovo un pochino il gioco e vado avanti. Dal 13, la 14 proverò a metterla qui, la 15 la potrò mettere qui e sono di nuovo bloccato. E allora torno indietro, non ho altre opzioni per il 15, non ho altre opzioni per il 14 e ho esaurito anche le opzioni per il 13. Il meccanismo è semplice, banale, è solo difficile non perdersi ovviamente, di quello che sta succedendo. Allora, eravamo nella casella 12, che dopo la 11 abbiamo provato a mettere qua sotto e non ci siamo riusciti. Abbiamo provato a mettere qua sotto e non ci siamo riusciti. In conclusione, la casella 11 qui non va bene. Non ci sono altre scelte. E quindi tornerò ancora indietro di un livello. Ho fatto qua sotto un grappolo di tentativi e sono falliti tutti. Ci sono dei tentativi che falliscono, e qui entra in gioco la condizione di terminazione, falliscono perché non ci sono mosse possibili, data la scacchiera, data la posizione attuale del cavallo. Altre, che sono quelle terminali, quelle che imbattono, 13-3-0, 16-0-2, 16-3-1. Ci sono altre chiamate ricorsive che falliscono perché c'erano delle mosse da provare. Le hanno provate tutte, ma tutti i tentativi hanno chiamato ricorsivamente la funzione, la quale ha detto da qui non si passa. Quindi ho tentato tutte le mosse, esistevano mosse possibili, le ho tentate tutte e sono andate tutte male. E allora io fallisco. Quindi fallisco perché non ho mosse, oppure perché ho mosse e le provo tutte e vanno tutte male. E allora fallisco. Ci sarebbe un solo caso di non fallire, è che non ho più mosse perché ne ho già fatte 16. Allora in quel caso ho vinto. Sono già a livello 16. Noi ci siamo arrivati a un passo, ma non proprio lì. E ogni volta che torniamo indietro, ovviamente chiudiamo una strada e ne apriamo un'altra. Qui in questo caso stiamo tornando a spostare, a riconsiderare, a rivalutare le mosse via via più vecchie che abbiamo fatto all'inizio. È chiaro che se la mossa sbagliata fosse stata proprio la prima o la seconda lassù in alto, ce ne metteremo di tempo per scoprirlo, eh? Perché prima dovremmo scoprire e analizzare tutte le possibili combinazioni e implicazioni di quella mossa sbagliata là, e alla fine mi danno tutte no perché c'è stato un errore a monte. Ma quelle prime mosse là non le vado a riconsiderare, e questa è la natura della ricorsione, le tengo buone fin tanto che non ho provato tutti i casi possibili sotto. Però non si può sapere prima. Vabbè, qui questa figura va avanti ancora un po', esplorare altre possibilità. Spero che il meccanismo grosso modo sia chiaro, e se andate a guardare cambiano le configurazioni, ma il risultato netto è sempre lo stesso. Faccio più prove, mi trovo di fronte a vicoli ciechi,
torno indietro, provo strade alternative, quando ho finito le strade alternative dico di no e torno al chiamante. E poi chiaramente qua non sono andato avanti a elencarle tutte. Non sono andato avanti a elencarle tutte perché quante sono? Beh, sicuro tante. Ma quante? Allora, noi abbiamo un albero di alternative, di cui ne abbiamo esplorato un pezzettino, piccolo piccolo. Ad ogni passo avevamo trovato finora da 0 a 3 possibilità. In realtà non c'erano tante, non abbiamo mai trovato 8 possibilità. Ma perché? Ma perché il nostro scacchiere è piccolo. Sulla scacchiera 8x8 ci sono dei casi in cui il cavallo effettivamente è libero, qua il corretto va a sbattere contro i muri. Quindi noi abbiamo un albero di possibilità, proviamo un po' a pensare quanto è grosso nel caso generale. Quante righe ha? E tante quanti sono i passi che deve fare. Poi magari si ferma prima in alcuni casi, no? Come l'ha formato la tredicesima riga, ma in teoria potrebbe arrivare fino a 16 righe, livelli, piani. Tante quante sono le celle. Nel caso di un scacchiere 8x8 avrò un albero di esplorazione, io comincio già a buttare dei termini, poi nelle settimane prossime li riprenderemo meglio, un albero di ricerca che avrà 64 righe, 64 livelli. E ad ogni livello quante scelte posso fare? Beh, al massimo, quindi nel caso peggiore dei peggiori, ad ogni passo posso avere fino a 8 alternative. E di passi ne ho 16, 64. Una quantità che cresce linearmente col numero di caselle, cioè n quadro se n è il lato della scacchiera. La scacchiera da 8 o 64 caselle. Quindi voi pensate di dover fare n quadro passi e ogni passo avete 8 scelte. Quante scelte in tutto avete? Ebbene, 8 per il primo passo, moltiplicato 8 per il secondo passo, moltiplicato 8 per il terzo passo, 8 elevato al numero di passi. Poi non è 8 perché in molti casi le scelte sono più limitate, ma caso peggiore è quello, l'ordine di grandezza sta. Quindi è una complessità, un numero di nodi di questo albero di ricerca che è sicuramente inferiore, magari anche molto inferiore, ma dell'ordine di grandezza che cresce come 8 all'n quadro. 8 al numero di passi, ossia al numero di caselle, ossia al quadrato del lato. Il caso peggiore è quando su scacchiere grandi, come soprattutto i primi passi, quando il cavallo ha molta libertà. Quando la scacchiera comincia a diventare piena, il cavallo ha molta meno libertà e quindi ad ogni passo non ho 8 alternative, ne ho solamente 3, 2, 1. Allora ovviamente il numero di nodi effettivi di questo albero si riduce di molto. Ma a livello asintotico comunque stiamo parlando di un mostro. No? Un esponenziale. Anche di più, perché non è una e elevato a n, è un elevato a n quadro. Quindi aspettiamoci che al crescere del lato della scacchiera il tempo di elaborazione cominci a diventare pesante. Ok, questo è l'analisi, se vogliamo, lo studio dell'algoritmo. Adesso va bene parlare, va bene disegnare, ma cominciamo a realizzare. Questo è un esempio un pelino più complesso, perché non è banale o non è già definita prima la struttura dati su cui lavoro. Finora abbiamo parlato di scacchiere e di cavalli. Non abbiamo parlato né di classi, né di oggetti, né di funzioni, né di metodi. Ce li dobbiamo inventare noi.
Nel caso dell'ordinamento era facile, avevo un vettore, avevo una collection, è già dato, già me lo dico. Il mondo reale non è così, il mondo non è fatto di collection e di vettori e di algoritmi. Il mondo è fatto di oggetti e di problemi. Sta a me modellare i problemi o gli elementi del problema, meglio, sotto forma di classi e capire come interagiscono. Io so come lo voglio risolvere, no? Ho capito, spero che condividiate con me, abbiamo capito il meccanismo ricorsivo in cui provare a risolvere. No? Se noi avessimo una scimmietta addestrata a cui spiegare questo meccanismo, particolarmente docile e paziente, potremmo dire, toh, la scacchiera, il cavallo, dimmi qual è la soluzione, perché il meccanismo è chiaro. Dovremmo dotarla di un blocco per gli appunti, più che altro per ricordarsi nelle varie mosse intermedie quali ha già provato, quali no, altrimenti si perde subito. Questo è il motivo per cui a mano non ci si riesce a risolvere questo, perché mi perdo se non mi tengo traccia di quello già provato. O particolarmente fortuna e imbrocco subito un percorso, o se no non riesco a enumerarli senza l'appoggio di un po' di memoria. Una cosa della ricorsione, questa memoria, sono gli stack delle chiamate ricorsive in cui ciascuno si ricorda quale pezzo ha già esplorato, quale pezzo deve ancora esplorare. Ma al di là dell'algoritmo che l'abbiamo capito concettualmente e dobbiamo poi implementarlo. Allora io qua vi racconto, per sommi capi, cerchiamo di ragionare insieme come ho risolto questo problema. Poi andiamo a studiare insieme pezzo per pezzo. Allora qui ho pensato, questo è il diagramma delle classi, tre piccole classettine a cui sono arrivato nel costruire questo problema, nel costruire la soluzione di questo problema. Allora, i diagrammi delle classi non nascono già fatti. Non è che mi sono seduto a tavolino e ho detto allora, queste sono le classi, questi sono i metodi, punto. Mai riesci a farlo prima. Giusto al primo colpo. Ho cominciato a ragionare su quali dovevano essere gli oggetti principali e i metodi principali di questi oggetti, capire quali erano le dipendenze principali e ho cominciato poi a implementare varie parti. Partendo, io mi trovo meglio così, dal basso, quindi dagli oggetti che hanno meno dipendenze, che sono più indipendenti dagli altri. E poi in realtà la cosa evolve, nel senso che tutti questi metodi qua, non resta che ho, poi abbiamo implementato, ho implementato, adesso andiamo a vedere, non li ho pensati tutti subito, poi man mano che vai avanti, implementi, capisci cosa ti serve davvero. Quindi in realtà questo diagramma qua l'ho fatto alla fine, dopo aver implementato tutto e debuggato e visto che funzionasse. Però è una cosa incrementale, no? Si interseca la progettazione con l'implementazione e vai a raffinare le cose. L'importante è riuscire a mantenere la lucidità di ciò che stiamo facendo, ossia il progetto nel suo complesso. Allora, non guardiamo ancora i metodi, guardiamo solamente le classi. Le classi, io qua ne ho pensate tre, mi sono bastate tre, non è detto che sia la soluzione migliore, non è detto che sia l'unica, è una che mi è piaciuta e mi è venuta così quel giorno che ho deciso di risolvere questo esercizio. Sicuramente no, togliamo tutti sicuramente. Una classe che mi serviva l'ho chiamata cella. Rappresenta per me una casella della scacchiera. Cioè la scacchiera è una cosa antipatica perché c'ha una riga e una colonna, un I e un J. Allora, per non portarmi avanti sempre due indici, I e J, e diventare pazzo con gli indici, ho definito un piccolo oggettino che di fatto incapsulava i e j. Proprio una classe più scema e difficile trovarla. Una classe che incapsula due interi. La chiamo cella. Rappresenta la posizione di una casella. Non altro. Non sa se in quella casella c'è già stato, ci starà, il cavallo c'è già passato, non lo sa. Lei è una posizione, ok? E quindi
di celle costruisco la scacchiera. No, chiamato un'altra classe che ho chiamato scacchiera. In questo caso la scacchiera che cos'è? Rappresenta quella griglia che abbiamo disegnato nell'esempio, no? Una griglia di n per n caselle che ha una certa dimensione. Io qui come proprietà ho pensato che avesse nulla, una dimensione, e ovviamente devo avere una matrice int aperta e chiusa quadra, una matrice bidimensionale di interi. Che interi? E questi numerini qua, da qualche parte devo scrivere, no? Sono numeri che stanno nella scacchiera. Quindi io ho un oggetto scacchiera che in ogni istante ha la fotografia. Beh, innanzitutto di quanto è larga questa scacchiera, questo size, che poi in realtà è un parametro fisso, no? Non cambierà durante il programma. Ma poi ho un array che ho chiamato touch, toccate, casella è già toccata, e questa casella è già toccata, vale 0 per le caselle che non sono ancora state toccate, e vale un certo numero se la casella è già stata toccata in una certa mossa. Poi in realtà quel numero non serve a molto. No, serve a noi per vederlo, per vedere il risultato, per capire che percorso ha fatto il cavallo. Basterebbe anche un booleano sì o no per l'algoritmo. Per noi, per capirlo, col numero ci orientiamo un po' meno. E quindi queste rappresentano le strutture dati. Ho poi una dipendenza del tipo che la scacchiera, l'oggetto scacchiera, dipende dall'oggetto cella. Cosa vuol dire dipende? Vuol dire che all'interno dell'implementazione dell'oggetto scacchiera viene citato l'oggetto cella. Citato come parametro di una funzione, citato come tipo di una proprietà locale, di una variabile locale, o citato come valore di ritorno di una funzione. Questi sono i tre modi in cui una classe può dipendere da un'altra. L'altra classe usa quel cell, in questo caso lo usa come parametro di funzione. Qui ci sono quattro metodi che ricevono un parametro di tipo cell, poi li andiamo a studiare. Quindi, per dirne una, se io cancellassi la classe cell dal mio progetto, la classe scacchiera non compila più. In questo senso la scacchiera dipende da casella, da cell. Viceversa, se cancellassi scacchiera, la classe cell vive tranquilla. È quella che ha meno dipendenze. Ok? Quindi, e questa freccia indica questo, non indica l'ereditarietà, non indica l'inclusione, tutti gli altri tipi di relazioni, indica puramente una dipendenza sintattica, di compilazione se vogliamo. Per funzionare questa classe ha bisogno di quell'altra. Questa è una scacchiera, quindi fa il lavoro da scacchiera, cioè deve tenere le posizioni, le mosse, ma non è tenuta a sapere chi sono i pezzi, quali sono, che mosse hanno, che cosa fanno. Non è la scacchiera che farà la ricorsione. Questo è compito di un'altra classe, che ho chiamato mossa del cavallo, KnightMove, che è effettivamente il main, no? Il programma principale che contiene la ricorsione ricorsiva che prova a far zompettare questo cavallo. Ovviamente questa dipende, nel senso, dalla scacchiera e dalla casella. Nel senso che vedete che come parametri delle mosse ci sono sia casella che scacchiera. Allora, andiamo per gradi. La cell è la classe più semplice. Qui c'è tutta l'intelligenza dentro questa classe. Queste altre sono classi che rappresentano dei dati. Questa rappresenta una posizione, quest'altra rappresenta esattamente questo. Se dovessi spiegarlo direi questo. E cosa ci posso fare con questo? Posso posizionare un numerino in una casella, posso togliere un numerino da una casella, cioè che facevamo, no?
posso vedere se un certo numerino, scusate, se una certa casella è libera o occupata, posso vedere se una certa casella è dentro o fuori la griglia, se una certa mossa possibile è dentro o fuori la griglia. E questo è ciò che faccio fare a questa classe. IsValid di una cella mi dice se quella cella, cioè una copia IJ, una certa posizione, è valida, cioè è interna alla scacchiera. Se gli passo una cella 7-4 e la mia scacchiera è 4x4, mi dirà no, non è valida perché la riga 7 non c'è. O se la riga è negativa. Questa è una conoscenza che voglio dare alla scacchiera, che non voglio dare alla casella. IsValid è un metodo scemo, va a contontare se IJ sono completi da 0 e la dimensione meno 1. Ma è una conoscenza che deve avere la casella. Se volessi mettere questo metodo IsValid dentro la casella, dovrei fare in modo che la casella sappia quanto è grande la scacchiera. Quindi questo parametro size dovrei metterlo, replicarlo dentro la casella. È una buona scelta? Forse no. Meno dipendenze ho, meno replicazione di informazione ho, più vivo bene. Sono principi generali che sono difficili da formalizzare, no? Però vedrete quante volte dobbiamo creare un oggetto cell nel codice. E tutte le volte che faccio valuto le mosse possibili, creo 8 oggetti tipo cell. Se ognuno di questi oggetti dovesse dire, e guarda che la tua scacchiera è larga 8, è un lavoro in più. Allora dico, no, io creo le caselle e poi chiedo alla scacchiera, senti, queste 8 mosse che ho create, sono buone o no? Buttami via quelle che non sono buone. Ma le ho chiesto alla scacchiera. Tra l'altro la stessa scacchiera è in grado di dirmi non solo se la casella che ho ipotizzato è valida, ossia è interna alla scacchiera, ma anche se è libera, is free. Allora, mentre il fatto che una cella sia, come ho chiamato qua, valida, cioè interna alla scacchiera, è una conoscenza che avrei anche potuto dare alla cella, dicendo alla cella quanto è grande la scacchiera su cui questa cella è messa, perché è una informazione di fatto statica, topologica, sei dentro o sei fuori, ma la scacchiera è fissa. Is free, la cella è libera, lo può sapere solo la scacchiera, perché è lei che ha l'array con i numerini, e sono i numerini che ci dicono se lì ci sono già passato oppure no. Quindi sono le due cose che, posso chiedere alla scacchiera. Questa casella è buona, è valida, e questa casella è già occupata, ci sono già passato. E poi le altre cose che facevamo, abbiamo detto, cosa ci faccio qua sopra? Controllo se le mosse sono valide, e che vuol dire che devono essere interne, e non ci sono ancora passato sopra, queste due condizioni. E poi la seconda cosa che ci faccio, abbiamo detto, è metto e tolgo dei numerini. Allora, metto e tolgo i numerini e li ho chiamati due metodi che si chiamano occupy e free. Occupa una cella con un certo numerino intero, che è il numero di mossa, e free libera quella cella, quindi togli i numerini. Questi sono i quattro metodi che mi servono. Tipo c'è un getSize, ma il getter delle proprietà. Poi c'è un metodo show che mi stampa i numerini, no? Perché a un certo punto avere il programma che gira per 6 ore e poi mi dice ho trovato la soluzione, punto, va bene, però me la facesse anche vedere non sarebbe male, no? Per cui chiedo alla scacchiera mostrami la situazione attuale, stampamela. Qui non ho fatto ancora con la grafica, ma si potrebbe disegnare chiaramente un grafico, la stampa semplicemente lì. Quindi queste due parti sono facili e devo dire indipendenti dalla ricorsione, no? Sono quelle che si possono fare senza il mal di testa associato. Sto ragionando su quali sono gli oggetti che mi servono per fare la ricorsione e quali funzioni questi oggetti mi devono offrire, cercando nel contempo di minimizzare le dipendenze e massimizzare la coesione, dicono i libri di object orientation. Massimizzare la coesione vuol dire mettere nella stessa classe cose che c'entrano tra di loro. Mettere in classi diverse cose che non c'entrano tra di loro, principi generali che, vabbè, poi si distillano un pochino con l'esperienza. Se vogliamo toglierci
il pensiero della parte semplice, possiamo anche andare a vedere il codice di questa cosa. Facile, quando è già scritto. Ma questa parte qui la guardiamo già scritta perché, appunto, è banale. Cell, mi vergogno quasi a farla vedere, è una classe che ci ho messo 8 secondi a scrivere, perché ho semplicemente dovuto scrivere cell qua, int j, e poi dire I clip generami setter, setter, generami getter, setter, costruttore. Ok? Non è indispensabile questa cosa, avrei potuto portare avanti i e j ovunque, riga e colonna, però mi trovo forse, mi obbligo o mi, diciamo, costringo ad astrarre un pochino di più i pensieri. E poi l'altra classe che fa un minimo di lavoro è quella della scacchiera. Come dico, ha una dimensione e ha il grosso del lavoro di questa classe scacchiera è quello di gestire questa matrice quadrata di n per n caselle, size per size caselle se usiamo la terminologia di queste variabili, su richiesta dell'algoritmo ricorsivo, lei non sa cosa sta facendo. E quindi, vabbè, il costruttore, poi guardiamo il dettaglio, riceve come parametro la dimensione, cioè quando costruisco una scacchiera devo dirgli quanto è grossa. Poi lei ci dimensionerà l'array touched, caselle già toccate, della dimensione opportuna, n per n, size per size. E la mette tutta a zero. Cioè segna tutte le, cancella, no, la scacchiera, segna tutte le caselle a zero. In realtà questo qua non serve in Java, ma preferisco essere più esplicito. Perché quando creo un oggetto è già inizializzato. Poi non serve, è solamente una cosa di comodo. Mi salvo quante celle ho in tutto, che in realtà basterebbe moltiplicare n per n ogni volta, ma per salvare la moltiplicazione. E poi ho i 4 metodi, 2 di informazione e 2 di azione. No? 2 di informazione è dimmi se una cella è valida, dimmi se una cella è libera. Io seguo le convenzioni, no? dei bin che dicono che i metodi che ritornano un valore booleano, normalmente iniziano tutti con is qualche cosa, no? Perché if is, se è libero, no? Tipicamente lo usiamo dentro gli if e dentro i while, quindi conviene anche per noi seguire il più possibile le convenzioni, i metodi booleani avranno un nome del tipo is oppure has, no? Sempre sotto forma di domanda. Is valid di cell, chiedo alla scacchiera se questa casella è valida, è sua, gli appartiene, ce l'ha in pancia. E la scacchiera va a controllare dalla cella C se I e J, andandole a prendere con get I e get J, sono tra 0 e size, banalmente. Però ho incapsulato qua questo test, così non devo fare 50.000 confronti poi nella parte ricorsiva. Parte ricorsiva è quella critica. Cerchiamo di lasciarla più semplice possibile. Evitare dei test aggiuntivi, dei controlli nella parte ricorsiva. La parte ricorsiva, se è di 5-6 righe, come abbiamo fatto finora, riusciamo a capirla senza ammazzarci. Se diventa già complicata, perché lì dentro devo fare anche altre cose, le possibilità di perdersi sono più alte, no? Quindi cerchiamo di spingere giù, incapsulare le operazioni banali. IsFree innanzitutto dice, beh, una cella è libera se dentro la matrice touched alle coordinate i e j di quella cella c'è uno zero. Cioè, se quella cella ha zero vuol dire che non è ancora stata toccata e quindi è libera. Se invece c'è un valore diverso da zero, quella cella non è più libera. Qui, banale, di nuovo. Però non voglio avere queste operazioni di matrice all'interno degli altri codici. Assert, sapete cosa vuol dire? Assert è un'istruzione che serve in modalità debug. Un'asserzione, assertion, è una dichiarazione che noi facciamo sul funzionamento del programma. Quello che dicevo l'istruzione assert, la potrei mettere in un commento, qua, non si può. Qui sono sicuro che sia valido.
Quando uno mi chiama il metodo isFree, il mio programma chiama il metodo isFree, sono sicuro che la cella che mi passo sia valida, perché sennò avrei sbagliato il chiamato. A differenza di un try-catch o di un if, le asserzioni sono una specie di if, del tipo se per caso quella condizione lì fosse falsa, blocca il programma, perché ho sbagliato qualcosa. A differenza di un if, però, sono if che non vengono normalmente valutati, cioè il compilatore li ignora, a meno che voi non lanciate la Java Virtual Machine con un apposito flag. Quando fate run, vi dovete passare un'opzione, per dire se non si ha EA o IA, abilità asserzioni. Allora in quel caso le controlla. È utile in fase di sviluppo di un programma. Perché voi aggiungete quanti controlli volete in più, e se per caso mentre sviluppate fate qualche errore, qualche svarione, quando provate il programma, ogni asserzione di fatto come fosse scritto if questa cosa è falsa, allora blocca il programma, genera un'eccezione. Poi una volta che il programma funziona e siete sicuri di non avere errori, sarebbe bene rimuoverli, cancellarli, commentarli tutte una per una, perché altrimenti ovviamente sono controlli in più che rallentano il programma. Allora questo basta semplicemente non attivare il programma con l'opzione abilità l'asserzione. Qui è uno strumento che vale sia come documentazione, io scrivo che lì questa funzione funziona se funziona correttamente, assumendo che ci sia valido. Certo, perché se non fosse valido andare ad accedere alle caselle di un vettore con degli indici sbagliati, con gli indici fuori dai range, mi dà un'eccezione, di indice troppo range. Che in fase di debugging, di sviluppo, posso abilitare questo controllo e quindi mi verifico effettivamente che sia così. No, quella è una promessa che faccio a me stesso come programmatore. Lì, il metodo qua lo devo chiamare solamente su celle che so già che siano valide, se no non lo devo chiamare. Rallenta un po' l'esecuzione, ma fa dei controlli in più. In fase di invece esecuzione, quando il programma è stato corretto e funzionante, non ha più nessun rallentamento. Se fosse una if, quella if o la cancello o la commento una a una, e poi va a distinguere quelle if di controllo da quelle if normali di logica del programma, oppure continuerebbe a rallentare il programma anche quando questo ormai è corretto, non servirebbe più, perché non serve per la logica del programma. Quindi a volte, quando uno crea degli oggetti, no, li documenta o li irrobustisce in questo modo. Occupy e free sono gli altri due metodi. Metti il numerino in una casella, togli il numerino dalla casella. Metti il numero nella casella, vabbè, significa semplicemente mettere il numerino che ti ho passato dentro quella casella lì. Non è che ci sia molto da fare. Poi sempre questa assert dice solo se la casella è valida ed è libera. Ma ha senso mettergli il numerino sopra. Il programma non dovrà mai chiamare questo metodo di occupare una cella se questa è già occupata, no? Ma se ne dovrebbe occupare il chiamante di questo. Free è ancora più facile, mette a zero quella cella. No, questo è il lavoro che deve fare la scacchiera. Come vedete, usa e strausa l'oggetto cell. E quindi ogni qualvolta cell dovesse cambiare, può darsi che questa classe sia da rivedere. Questo serve a esplicitare dipendenze. Se tocco lì, dove devo andare a controllare? Dove devo andare a toccare di conseguenza? Se tocco l'implementazione di cell, magari non devo far nulla, ma se tocco l'interfaccia, cioè modifico i metodi di cell, allora sicuramente chessboard dovrà essere perlomeno riguardata e ricontrollata. La dipendenza la disegniamo in un modo, ma lavora al contrario, no? Cioè, questo ha questa cell come dipendenza, tutte le volte che tocco cell, chessboard ne risente, e anche nightmove ne può risentire. Vabbè, poi il metodo show è cretino, nel senso che stampa solamente il valore della matrice task. Visti questi quattro metodi e viste le collection,
Quale sarebbe stata un'implementazione alternativa? E potrei ancora farla, perché se non cambio l'interfaccia, io devo semplicemente rispettare questi quattro metodi, che hanno come parametro cell e un intero, che è il livello della mossa. Se volessi dare un'implementazione di questa classe usando una struttura dati che conosciamo, quale struttura dati penseresti di usare? Al posto di task, di quell'array bidimensionale? A me ne vengono in mente due. La prima che mi viene in mente è una mappa. Una map cell integer, che mappa una casella col numerino che ci sta dentro. Mappa che nasce vuota. IsValid rimane tale quale, perché di fatto non guarda touched, non guarda i numerini. IsFree si chiede semplicemente se l'elemento esiste all'interno della mappa, esiste. Occupy è un add, un set all'interno della mappa, set chiave, cell, valore, livello. Free è un remove dalla mappa. Questa, come si chiama, chessboard, questa scacchiera, non è altro che una mappa. Perché l'ho implementata come array e non come mappa? Avrei potuto benissimo implementarla come mappa, va benissimo. È per presunte forse, non lo so, ragioni di efficienza. Perché tutte le volte che metto o cerco un elemento in una mappa, lui dentro si calcola il codice di hash. Ok? In particolare anche quando faccio list free, se mi chiedo se una casella è libera, prima di poterla andare a vedere, calcola il valore di hash dell'oggetto cell. Quindi dice, beh, certo, è ovvio, deve fare quello, no? Hash map. Tra mezz'ora, o giù di lì, vediamo quante volte verrà chiamato il metodo isFree. No? E quindi pensare di dover calcolare un valore di hash per un metodo che viene chiamato 8 alla n quadro volte, e quindi diventa intrinsecamente un pochino più lento, rallenterebbe l'intero programma. In questo caso è una mappa, sì, concettualmente, ma una mappa le cui chiavi le conosco perfettamente. Sono tutte le coppie di numeri interi che vanno da 0,0 a n-1 a n-1. Allora perché usare la struttura dati generale quando in realtà le chiavi le conosco già? E quindi mi preparo già le caselle pronte per la mappa. Ma sono due scelte entrambe valide, no? Non ce ne sarebbe una giusta e l'altra sbagliata. Una è più pulita dal punto di vista della programmazione oggetti, usare la mappa. L'altra è quella, forse in questo caso mira un pochino di più all'efficienza e alla customizzazione nel caso della mappa bidimensionale, nel caso della scacchiera bidimensionale. Ma sono entrambe scelte lecite, possibili, tra l'altro invisibili al resto del programma. Quando è così vuol dire che siamo stati bravi. No? Che qui dentro, che questo touch sia una matrice di interi oppure qualunque altra cosa, dall'interfaccia di questo oggetto non traspare minimamente. Bene. Ci permette di farlo in un certo modo, se poi non ci piace lo potremo modificare a costo zero. Cioè, costo zero, dobbiamo modificare quell'oggetto lì ovviamente, ma tutto il resto del programma non lo tocchiamo più. Siamo diventati bravi programmatori oggetti. Ok, direi che su queste due classettine, ah no, scusate, vi dicevo, mi vengono in mente due collection che avrei potuto usare. La mappa, che è quella più propria, diciamo, oppure un array list lineare in cui l'avrei serializzato la matrice per righe, quindi avere 16 caselle in cui ogni cella la mette in una posizione iter 4 qui j, tanto per capire. Però è una complicazione inutile, appunto sulla matrice. Va bene, la parte facile l'abbiamo fatta. Adesso vediamo se siamo capaci a fare la parte ricorsiva.
mio diagramma classi cosa dice? Vabbè, vediamo il codice direttamente, un metodo runSearch che è il metodo di test, e poi ho questo metodo tryMove che è quello ricorsivo vero e proprio. Cosa dovrà fare questo metodo tryMove? È fare quello che facevamo nel disegno di prima. Data una certa posizione del cavallo, proviamo a ricordarci, trova tutte le posizioni in cui il cavallo può saltare. Noi a voce l'abbiamo sempre detto, quando sono qui dove posso andare? Qui, lì, lì, lì. Quindi data una certa posizione, trova tutte le posizioni possibili, punto. Poi per ciascuna di queste posizioni metti il cavallo lì e prova ad andare avanti, ricorsione. Poi se la ricorsione è andata bene, bene, se no togli il cavallo da lì e riprova nella situazione, nella posizione successiva. Dopo che le hai provate tutte, esci. A livello di codice cosa vuol dire? Eccolo qua il mio tryMove. È l'algoritmo ricorsivo. Di nuovo, sono 5 righe. Scusate, fatemi togliere questo qua. Terminazione. Come si chiama? Divisione, divide. Ricorsione e non c'è ricombinazione in questo caso. Quindi 5 righe di nuovo, più o meno, con 7, qualcosa del genere. Allora, vediamo un po'. Condizione di terminazione. La condizione di terminazione è quando il livello di mosse che ho fatto è diventato maggiore del numero di celle. Cioè, quando mi chiedono di fare la mossa 16, pensando alla matrice 4x4, devo ancora trovarla. Quando mi chiedono di fare la mossa 17, vuol dire che 16 mosse sono già state fatte, è ovvio che la 17esima non ci sarà, ma perché ho vinto, ormai. Quindi nel caso in cui la mossa che ipoteticamente dovrei fare è già maggiore al numero di mosse che ho fatto, e il numero di mosse che ho fatto è uguale al numero di caselle, allora ho trovato il cammino. Speriamo di arrivarci a questa istruzione. E quando ci arrivo, vabbè, chiamo il metodo show per stampare a video la soluzione che ho trovato. Non è una buona cosa, da dentro la ricorsione stampare qualcosa a video. Sarebbe bene la soluzione salvarla da qualche parte e rimandarla al chiamante che mi ha chiesto di fare questo lavoro, ma per il momento concentriamoci su questo. Quindi questa è la condizione di terminazione. Se hai già fatto 16 n quadro mosse e mi stai chiedendo di fare la n quadro più 1, guarda che ti dico che hai già vinto. Se no, vuol dire che devo provare a fare la mossa che mi hai chiesto di fare. E come? Find legal moves. Mi hai dato una posizione da cui partire, mi hai dato un numero di mossa, vedete che cell C e level sono esattamente gli stessi numerini che avevamo nelle figure. La mossa da fare e la posizione attuale del cavallo. Allora diciamo, vabbè, se il cavallo è in C, quali sono tutte le mosse possibili del cavallo su questa scacchiera B? E le metto in una lista di mosse. È quello che facevamo a occhio dicendo il cavallo può andare qui oppure qui oppure qui. Mi metto in una lista delle mosse possibili del cavallo, partendo da questo punto su questa scacchiera. Mosse legali che ovviamente terranno conto di quale caselle sono occupate e quali no. Per quello che mi serve la scacchiera per trovare le mosse legali. Perché la scacchiera sa quali sono i pezzi occupati. E poi, questo è il mio divide. Creo tanti sottoproblemi, uno per ogni mossa legale. Ho 8 mosse, avrò 8 sottoproblemi. Ho 3 mosse, avrò 3 sottoproblemi. Poi questi sottoproblemi, uno per uno, li risolvo. Come? Faccio la mossa D, no? Chiamo D le varie mosse una per volta, quindi il cavallo è in C, una casella C. Ho tante mosse possibili, le prendo una a una,
questo iteratore qua, chiamando D l'elemento che via via prende. D è la prima mossa, poi D è la seconda mossa, poi D è la terza mossa. Le prendo una per una e per ciascuna cosa faccio? Ma quello che facevo sulla carta. Scrivo il numerino nella casella, occupy la casella D con quel numerino, faccio ricorsione, chiamo try move, poi vi parlo di questo commento, chiamo try move, e poi, dopo che ci ho provato, questo try move, è la chiamata ricorsiva, sono di nuovo io, prova a fare la chiamata partendo questa volta da D, dalla mia, io adesso sono partito da C e ho trovato diversi D possibili. Ricorsivamente dico, ok, adesso prova a partire tu da questo D, da uno per volta di questi D che ho trovato. Sappi che ovviamente la mossa che dovrai fare tu è di un livello in più rispetto alla mossa che ho fatto io. Quindi io ho fatto la quinta, tu farai la sesta, partendo da quel D. E poi mi dici se ci sei riuscito oppure no. E dopo che ci ho provato, se ci sei riuscito potrei anche uscire, lasciar perdere. Se non ci sei riuscito, devo togliere comunque quella, perché la cella occupata, faccio ricorsione e poi devo cancellarlo. Il numerino lo cancellavo quando tornavo indietro. Altrimenti rimane tutto scarabocchiato, la scacchiera, non ci capisco più nulla. Quindi metto il numero, faccio un passo, provo ad andare avanti e poi tolgo il passo che ho fatto per fare quello successivo, itero. All'iterazione successiva occupo la casella D, no, la possibile mossa legale successiva, e riprovo. In realtà try move è una funzione che mi ritorna vero o falso, no? Se ha trovato, fatemi togliere questo commento, se ha trovato la soluzione ritorna vero, se sono in un nodo terminale. L'ho trovata, sì. Se invece sono in un nodo intermedio e ho tanti tentativi sotto, quando è che il nodo intermedio deve dire l'ho trovata? Quando almeno uno dei tentativi che ha fatto va a buon fine. E quando è che un nodo invece deve dire che lui non l'ha trovata la soluzione? Quando tutti i tentativi che ha fatto sono andati male. Quindi il nodo deve restituire un valore, la singola chiamata ricorsiva, se non è terminale. Se è terminale è facile. Ho vinto, vero. Se non è terminale, fa i suoi tentativi e restituisce vero se almeno uno dei tentativi è andato a buon fine. Magari più di uno, magari c'è tante soluzioni possibili. E di fatto quello che fa è un OR logico tra i risultati delle varie sottochiamate. Una somma, no? Una somma logica. La prima è andata bene, oppure la seconda, oppure la terza, oppure la quarta. Se tutte e quattro sono andate male, sarà falso, OR falso, OR falso, OR falso, falso. Cioè, è andata male, sono andata male io perché tutti i miei tentativi, tutti i miei figli non mi hanno portato nulla di buono. Quindi il risultato che io devo restituire nel caso in cui sia un nodo non terminale della ricorsione è l'OR logico dei risultati restituiti dalle chiamate ricorsive sottostanti. Questo è il combine, no? Quindi divide, recurse e combine. Dividi, ricorsione e ricombina. Ricombinare semplicemente è sapere che cosa devo restituire. Occupy e free fanno parte della costruzione del sottoproblema. Costruire il sottoproblema significa elencare le mosse e per ciascuna mossa adeguare la scacchiera a quella condizione. Avrei potuto creare una scacchiera nuova copiando quella esistente, dando al sottoproblema la scacchiera modificata, senza dover a questo punto cancellare la cella, ma sarebbe stato un lavoro aggiuntivo inutile. Basta, la ricorsione è questa. L'unica cosa che ci manca è questo find legal moves. Ma questo è l'esercizietto del primo anno che dice, data una posizione del cavallo, di elencare tutte le mosse possibili.
E vabbè, l'abbiamo dovuta fare perché sennò il programma non gira, ma è questa parte di codice incasinata. È forse la più difficile da leggere, no? È un po' contorta, ma è quella proprio di basso livello. Io ho detto, vabbè, cerchiamo di fare questa funzione un pochino flessibile. Data una cella, che è la posizione attuale del cavallo, la scacchiera su cui questo cavallo deve muoversi, restituiscimi la lista delle celle possibili, delle mosse possibili. Allora, una linked list che creo provando dalla cella C a spostarmi in tutte le celle possibili. Allora, per evitare di fare 8 casi, 8 if, mi sono fatto un piccolo array di offset, dicendo, ok, ma le mosse del cavallo quali sono? Beh, spostarsi una riga, due colonne, oppure una riga, due colonne a sinistra, una riga in alto, due colonne a destra, una riga in alto, due colonne a sinistra, e così via, tutte le 8 combinazioni. Le codificate così come offset, no? Come spostamento rispetto al punto corrente. E allora per ogni offset, per ogni una di queste 8 combinazioni, mi costruisco una nuova cella, che è la cella destinazione, partendo dalla cella attuale e sommando alla riga la prima componente dell'offset e sommando alla colonna della cella la seconda componente dell'offset. Avrei anche potuto, col senno di poi, incapsulare dentro la classe cell un operatore di somma, un operatore di offset. Dammi la cella che si trova a questa distanza da quella, forse sarebbe stato più furbo farlo, così avrei nascosto lì dentro questa aritmetica delle righe e delle colonne, che è più giusto che sia dentro la cella che non dentro un night move come classe. Diciamo che non ho dato troppa importanza a questo metodo, però ripensando, cercando di spiegarlo adesso, mi rendo conto che questa roba qua sarebbe meglio da dentro, perché là dentro io e Jay li vedrei, sarebbe bene vederli solamente dentro cella. Vabbè. Quindi costruisco una nuova cella partendo dalla cella corrente C e spostandomi di due righe in alto, una a destra, no, tutte le mosse possibili, sono 8. E per ciascuna di queste mosse mi chiedo, ok, innanzitutto la cella che ho costruito è valida oppure va fuori dalla scacchiera? E se è valida è anche libera? Se sì, è una mossa legale possibile che devi considerare. E quindi l'aggiungo, la accodo alla mia lista. E questa lista la restituisco a chiamata. Quindi, vabbè, è il lavoro sporco, ma qualcuno lo deve fare. Da notare che se dovessi fare la mossa del... la torre, o no, dell'alfiere, o di quell'altra, basta cambiare quell'array offset, che è quello che definisce. Ma purtroppo gli altri pezzi della scacchiera sono tutti talmente banali, il pedone va solo avanti, quindi non ci fai nulla. Il re, con calma, tutto il giro lo fa, quindi l'unico pezzo della scacchiera per cui non sia interessante questo problema del tour è il cavallo. Negli altri casi è banale. O è impossibile, che ne so, l'alfiere sta solo sui neri, non è che i bianchi possano andarci. I neri è facile visitarli tutti. Quindi, vabbè, però in generale, se saltasse fuori un pezzo che è il cavallo con la gamba lunga, che fa la mossa non da 1-2, ma da 2-3 oppure da 1-3, potremmo farlo. E qui è finito. C'è poi solamente più un main che crea la scacchiera, decide arbitrariamente di partire dalla cella in alto a sinistra. In realtà qui dovremmo provare a partire da tutte le celle possibili, perché non c'è nulla che ci dice che se non si trova dalla prima cella in alto a sinistra non si può trovare mai il cammino. Se cercassimo un cammino chiuso, sì, perché il cammino chiuso può partire da qualunque cella per il fatto di essere chiuso, le tocca tutte. Un cammino aperto potrebbe esistere con una certa cella di partenza, ma non esiste con un'altra cella di partenza. E poi inizio la ricorsione. Iniziare la ricorsione significa mettere il pezzo nella cella di partenza e via. Chiedo la ricorsione e adesso continua tu.
proviamo col poco, no? Con 4 magari, e vediamo cosa salta fuori. Allora, io non vi dico quanto tempo ci sono stato dietro questo 4 che non mi dà nessun risultato. No? Cosa c'è che funziona, cosa c'è che non funziona, cosa c'è di sbagliato, dove ho sbagliato. Poi mi sono fatto furbo, ho detto aspetta, informiamoci meglio. E il fatto è che su una scacchiera di 4x4 non esiste soluzione. Non esiste, non si può trovare. Per quello che non l'abbiamo trovata prima nelle slide. No, nelle slide... Quindi se lo lanciate su una scacchiera 4x4, lui qui dovrebbe stampare tutte le soluzioni, dice terminato, ma fa anche in fretta a valutare tutte le possibili combinazioni, ma perché non sono tantissime. Abbiamo visto che alla fine ad ogni nodo avevi 2 o 3 scelte, diciamo 2, fossero anche 16, 2 alla 16esima, sono 65.000 tentativi. No, ce la facciamo. Se invece proviamo a prendere una scacchiera da 5... ed eseguire il programma, vediamo che ci ha trovato una soluzione. E guardiamola, 1, 2, riuscite a vederlo il cavallo? 3, 4, 5, 6, è giusto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e va avanti, fino a 25, che è lassù in alto. E me l'ha trovata relativamente in fretta, adesso non abbiamo messo il timer per vedere quanto ci mette, ma è stato impercettibile. Una sola ce n'è. In realtà non è che ce n'è una sola, è che gli ho detto di trovarne una sola, qui. Gli operatori booleani in Java sono, come si dice, lazy, pigri. No? Le funzioni booleane in Java vengono valutate con la cosiddetta lazy evaluation, valutazione pigra. Vuol dire che il compilatore valuta le espressioni Java solo fin tanto che non scopre qual è il valore del risultato. A un certo punto, se scopre che sa già se il risultato è vero o falso, smette di fare i conti. Ok? È furbo? Allora, scritto in questo modo, result uguale result or try move, vuol dire che se per caso result è falso, lui deve valutare try move per sapere se la OR è falsa o vera. E quindi fa chiamata ricorsiva. Se per caso il risultato è vero, non ha bisogno di chiamare try move per sapere se, se la OR è falsa o vera. Perché è sicuramente vera. Se il risultato è vero, la OR sarà sicuramente vera. E allora nel momento in cui, questo è un trucco subdolo, nel momento in cui il risultato diventa vero per la prima volta, smetto di fare chiamate ricorsive. E semplicemente torno su il chiamante fino al main dicendo ce l'ho fatta. Questo è un modo per trovare la prima soluzione. Eh no, però io sono un pistino, le voglio tutte le soluzioni. Va bene, allora giriamo l'espressione booleana dicendo prima ti fai la ricorsione e poi la metti in OR. Allora lui qua non può prendere scorciatoie e anche se ha già trovato una soluzione, risulta già vero, comunque la chiamata ricorsiva la farà. Risultato mi darà tutte le soluzioni possibili e non solo la prima. Vai. Tutte diverse, tutte accumulate solo dall'unica scelta che abbiamo fatto, arbitraria, di partire dall'angolo in alto a sinistra, ecco. Come dicevo, non sono tutte in assoluto perché dovrei poi fare tutte quelle che partono da qui, più tutte quelle che partono da qui e valutare tutti i 25 possibili punti di partenza. E qui lo facciamo con la matrice da 5, poi lo possiamo, dove è andato? Ok,
possiamo provare con la tabella da 6. Vedete che ogni tanto si ferma un attimo a pensare, quando si ferma a pensare perché sta valutando parti dell'albero in cui non trova nuove soluzioni. Ogni volta che ne trova una me la stampa. Adesso potremmo magari mettere dei timer per vedere quanto tempo ci mette, mettere dei contatori per vedere quanti tentativi fa, quante chiamate ricorsive fa. Ce ne sono. Tra l'altro molte di queste soluzioni forse saranno anche riconducibili l'una all'altra per simmetria, perché se io inizio un giro così, oppure no, rifletto la scacchiera lungo la diagonale, ho dei numeri che sono diversi, ma la sostanza del giro è sempre la stessa. E va avanti. Ho più lento del 5 perché ho più soluzioni, perché ciascuna soluzione è più lenta da calcolare. Sette. Ne trova. Se vedete, quelle che sta trovando sono tutte accomunate dagli stessi primi passi. 1, 2, 3, 4. Perché la mossa in basso a destra è la prima che tenta. E quindi i primi livelli della ricorsione sono di quel tipo lì. Quelli che cambiano sono i numeri alti. I numeri bassi sono sempre gli stessi. Poi ovviamente cambierà. Quel 4 lo sposterà prima o poi. Ma prima di aver spostato il 4 deve aver provato a mettere il 5 in tutte le posizioni possibili. E prima di spostare il 5 dovrà aver provato a mettere il 6 in tutte le posizioni possibili. Quindi ci saranno qualche migliaio di soluzioni con una matrice da 7. E in realtà il problema vero che vogliamo risolvere è quello con la matrice da 8. Ci sta mettendo un po' più tempo. Speravo che fosse perché non ci sono soluzioni, ma se andate a vedere su Wikipedia trovate che soluzioni ce ne sono qualcosa tipo 30 milioni diverse. Facciamo l'intervallo e vediamo se la trova e poi cerchiamo di capire perché. Lo lascio girare, eh?